E senza food experience è la gastronomia, rosticceria e bakery all'interno del centro commerciale cavese. La città di Cava dei Tirreni ha ottenuto due finanziamenti per una cifra complessiva di poco inferiore ai 2 milioni di euro dal Ministero degli Interni, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, per la realizzazione di due importanti interventi di messa in sicurezza: la sistemazione idraulica del vallone Bagnara alla frazione Santa Lucia e la sistemazione di via 5. Nello specifico, i lavori di via 5 sono stati già aggiudicati e saranno cantierati nel mese di marzo prossimo. In questo caso il finanziamento del Ministero degli Interni ammonta a 900.000 euro e permetterà di destinare i fondi già stanziati dall'amministrazione Servalli ad altri interventi, in particolare per proseguire nel piano di messa in sicurezza delle scuole cittadine. Con un finanziamento di poco più di 1 milione di euro, invece, si procederà alla messa in sicurezza del vallone Bagnara, con opere di sistemazione idraulica e di digimentazione delle acque. Per la mitigazione del rischio idrogeologico sono stati approvati e finanziati dal Ministero degli Interni anche tre progetti da 833.000 euro l'uno presentati dall'amministrazione comunale di Vietri sul Mare, guidata da Giovanni De Simone. Le opere da realizzare sono relative all'intervento di regimentazione delle acque meteoriche nelle frazioni di Raito, Albori e Molina, al consolidamento della villa comunale di Vietri sul Mare ed infine alla sistemazione della strada comunale di via Osvaldo Costabile e via Pellegrino. Entro fine febbraio i primi fondi già saranno stanziati per l'avvio dei tre progetti finanziati dal Ministero dell'Interno.